Firenze, congresso mondiale delle biblioteche musicali. Il sottosegretario Venditti e il professor Damerini, i delegati danesi e quello norvegese, i maestri Lualdi, Alfano e Torrefranca. A Palazzo Davanzati una mostra ci racconta 1300 anni di storia della musica. Ispirazioni sacre affidate alla notazione miniata degli antifonari, ieratica solennità di cantilene bizantine. Ma un liuto del Cinquecento, poi un'arpa estense, anche con la grazia delle forme, ci riportano a un'arte più profana che canterà sugli Stradivari, sulle viole amati e i violini ruggeri. Con l'arpicordo comincia la genealogia del clavicembalo e del pianoforte. La tastiera anela la pienezza dell'orchestra. La spinetta di Rossini, che per prima conobbe l'inizio del barbiere,